Salve a tutti amici YouTube, sono Masterbeat e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare del regionale che si è svolto venerdì 1 maggio ad Arcore. Allora, io ho voluto portare Necrots e prima però di iniziare a parlare di quello che ho portato io, iniziamo dal viaggio solito. Allora, io sono partito da Treviso alle 7:30, arrivando ad Arcore per le 10:30, così 10-10:30. Ci avviciniamo, vediamo dai, andiamo dall'LPP, paghiamo l'iscrizione, sono boss e ska. Andiamo alla location del regionale, io e i miei compagni di team. E andiamo lì e giochiamo alla casa del lavoratore. Un bar diviso in due piani, un piano dove c'erano 37 tavoli, tavoli alti, e un piano, scusate, dove c'erano i tavoli bassi dal 38 in giù. Eravamo 150 player. E quasi 150, 140, 150 e c'erano 74 tavole circa e niente, il torneo inizia un po' tardi, a mezzogiorno e mezza se non erro e niente, io gioco Necrots, partiamo subito col primo turno, becco Stellar Knight. Stellar Knight è un ragazzo simpatico, la vinco 2-1, la prima la vinco di Dance, Princess e Unicorn. La seconda la vinco, la seconda la perdo, scusate, perché lui mi sta troppo sopra con Trivier, Fiendish, Cole, eccetera, e la terza la vinco ai botti. Secondo turno, becco un Necrots, Mirror Match. Anche lui ragazzo che appena lo vedo ha tutte le spille del YCS, l'ho pensato, cavolo, qua è forte, bravo. Infatti era un buon giocatore, però io mi sono riuscito a giocare bene la partita e ho vinto 2-0. Lì la prima l'ho vinta pittando per tantissimi turni e la seconda l'ho vinta di Ginlock. Terzo turno becco un altro Necrots e lì perdo 2-0, niente da dire. Quarto turno becco un Satellar Knight dove vinco 2-0, la prima la vinco di una lock di Trishula. E la seconda la vinco di Dengusaka. Il quarto turno becco un Satellar Knight di un ragazzo veramente troppo simpatico, Cristian Ballocco, che saluto, che giocava Satellar contro la Yo di main. E niente, vince lui 2-0 perché io pesco una mano bruttissima e lui aveva tutto settato. E niente, mi porto sul 3-2, un po' demoralizzato comunque, però mi sono dato la carica e le partite dopo mi sono andate bene. Allora, il turno dopo becco un altro Satellar Knight dove vinco 2-0, la prima la vinco di Trishula, la seconda la vinco di Dengusaka e tutte le robe che c'erano dietro. Dengusaka è veramente la carta troppo forte che permette a Necrots di andare via da tutte le trappole insidiose. Al settimo turno becco un mazzo veramente che non avevo mai beccato prima, un mazzo che tira Dragorco del vuoto, ne tira anche due volendo in un turno. Cosa fa questa carta? È un sincro di livello 8 credo che sia. 3000-3000, una volta per turno se non hai carte in mano nega una spell o una trappola. Questo ragazzo mi tira al primo game e mi parte di doppio drago del vuoto. Io ci sono rimasto un po' così perché comunque con Necrots che gioca tutte spell è stato un po' una paccata. Però comunque sono riuscito a cavarmela attraverso delle esche e comunque attraverso Brionac che è andato a rischiare i mostri e bittando e me la sono riuscita a cavarmela e niente, l'ho vinto la prima. La seconda mi parte ancora peggio, mi parte Dragorco del Vuoto, la Valval Chain che aveva mandato e Darklaw. Questo ragazzo giocava anche Darklaw dentro, quindi proprio non ho potuto fare niente. Sono passato a game 3 dove ho vinto di Ginlock protetta da tutto, da Valkyries, da Gungnir, da Trishula, da tutto. Ultimo turno, mi porto sul 5-2, ultimo turno che era il più importante perché facendo 6-2 io sarei riuscito a entrare comunque tra i primi 16, perdendo no, sarei andato abbastanza fuori. E niente,
Mi becco Clifford, di un ragazzo veramente simpatico, ma veramente anche forte, cioè proprio forte sto ragazzo, Antonio Volpe, che io saluto perché è diventato un mio amico subito, troppo simpatico, gioca Clifford. Niente, la prima la vince lui perché mi sta sopra con tutte le trappole, la vince. La seconda la vinco io ancora di Denko Seka, tiro due anzi, due Denko Seke. Una si becca lei già che una è ancora viva e niente, comincio a abitare di mostri e lui prima o poi perde. La terza partita è stata la partita penso più emozionante della mia vita perché arriviamo a un punto dove lui mi lascia 100 life points e lui rimane a 4600 di life e io praticamente avevo un turno per chiuderlo perché se no lui mi andava a chiudere a tutte pari, cioè chiudersi. E lui in campo aveva Recreate, Mind Drain, quindi gli effetti della mano non partivano, la Pendulum, Scout Disc, in campo aveva, come si chiama, Alias, Carrier Erika e una Set. Quindi io proprio mi stavo cagando in mano perché non sapevo cosa fare, però in mano aveva abbastanza out. Lui quando mi ha picchiato per farmi andare a questi 100 life mi ha tolto i mostri, dandomi possibilità di aggiungere la magia del cimitero. E niente, in quel momento lì io ho subito pescato, ho aggiunto le magie dal cimitero e niente, mi sono riuscito a giocare e ho tirato un Dark Hole, che è stata la carta che mi ha fatto vincere. E ho attivato Kaleido, di Quasar, ho mandato, ho evocato Tissue la clausola, ho fatto Necrot Mirror, Pornovalk, ho attaccato e ho vinto. Ma è stata veramente una partita che cioè, è stata troppo combattuta, io per 100 life non perdevo, quindi ho avuto un culo della Madonna e lui è veramente bravo, sono rimasto male io per lui, perché comunque meritava. E niente, ho chiuso il torneo 6-2, mi sono classificato nono, una buona posizione, perché sono molto contento. Il regionale si è chiuso così, sono tornato a casa con Metaball, niente male, e sono stato contento che comunque fare result a un torneo di così tante persone è buono, quindi proprio come orgoglio personale. Volevo fare un paio di annunci, un paio di saluti. Allora, volevo salutare lo Shadow Team che mi è stato vicino, con cui sono stato assieme tutta la giornata e troverete nel loro canale, che vi metterò in descrizione, la mia deck profile del Necrots e in questi giorni la troverete anche sul mio canale. E poi volevo salutare anche i miei compagni di team che mi state anche loro vicino. Poi ho incontrato, volevo fare qualche saluto, ho incontrato altri youtuber, ho incontrato Sanjis98, grandioso, cioè Sanji non me l'aspettavo, venisse anche lui, era con Real Chaz e mi aspettavo anche il Drugo però sinceramente, però non è potuto venire. E dopo volevo fare anche. Ah sì! Ho trovato un ragazzo e sono rimasto veramente contento perché mi ha riconosciuto e mi ha chiesto di fargli una firma sulla carta e sono rimasto veramente contento. Se tu stai vedendo questo video ti sto salutando e ti ringrazio ancora. Mi aveva fatto filmare uno sushi, se io lo ricordo. E niente, nei prossimi giorni, come ho detto prima, troverete la deck profile del Necrots. E volevo fare un ultimo annuncio, quello di che il 24 maggio c'è regionale a Treviso Silernia, nella mia fumetteria. Quindi vi aspetto in molti, perché comunque è uno degli ultimi regionali prima del Nazio. E spero di trovarvi in tanti, che ci divertiamo, facciamo un bel regio, figo e basta, tutto qui. Noi ci vediamo al prossimo video, lasciate un bel like, un commento di quello che pensate voi di questo regionale, se ci siete stati. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi al canale, bella!